È tutto pronto qui al seminario minorile di Padova per l'arrivo di 63 ragazzi dall'orfanotrofio ucraino di Leopoli. Orfanotrofio raso al suolo dalle forze russe poche ore dopo la partenza dei ragazzi. Abbiamo messo in piedi due bus, 5 autisti, 2 accompagnatori. Siamo partiti sabato alle 11, alle 23. Dopo 3 notti e 2 giorni, stamattina siamo arrivati. I ragazzi sono felicissimi, stanno abbastanza bene. Sono qui alle nostre spalle le stanze, diciamo, più o meno. Esatto, io sono il rettore di questo seminario che si chiama Minore perché è dedicato al mondo dell'adolescenza. Qui c'è molto spazio verde, possibilità di gioco, di riposo, di stare, ecco, felici e spensierati. Stiamo raggiungendo una famiglia di 6 persone di Kiev, ospitate e assistite dall'imprenditore Sandro Bottega. Dimitro era l'amministratore delegato di un'azienda tech con 600 dipendenti. Da giorni aiuta amici e parenti in Ucraina ad arrivare in Italia. Hello! Hello! Ciao! I'm in Kiev at home. We paid much more than others if we're talking about blood starting from the Second World War that to show that we are Europeans, we're not Russians. We are much closer to you than to them. And we pay for that the most expensive price. Yesterday there was a massive explosion. Basically, we got hit by 3 rockets. We were extremely lucky not to get hit. Clear. Thank you. Thank you that you, and God bless that you are alive and everybody alive. But as I heard that 5 people there were dead. Yeah. Absolutely. From what I heard, there was a family that got killed. Sadly, they weren't alive, and there were some other persons. So it's a horrible tragedy.